Allora, Raspini, lei vuole aprire un night club. E chiaramente, per sempre per dare una mano a Del Rio. Questa è una polemica che va avanti da anni. Ecco, stiamo a distanza. Allora, gli dico semplicemente questo. E sono onesto, e sono sincero, e sono anche serio, caro Presidente. Sì. Il mio grande amico, nonché socio, Manzotti. Non facciamo nomi. No, Manzotti. si è recato, no? In via... O ci vin cian cian cing, quella lunga dove ci sono le puttane, là verso la cella, come si chiama? Non lo so. Cin cion chang, chi cacca, sono tutti nomi cinesi ormai, ecco. Per sbaglio, so, passava di lì. Allora, lui sono 35 anni, lo sappiamo tutti, che gestisce, vive il mondo della notte ed è il più grande imprenditore notturno che abbiamo. Passa di lì, casualmente, cosa vede? Un culo stratosferico, Presidente. Ha detto, un culo così io in 35 anni hanno visti di quella vita? Non l'ho mai visto. Era una troia. Era una puttana di Del Rio sulla strada principale. No, questo non si può dire. Insomma. Non smentisco una puttana. No, aspetti. Presidente. Ritiri. No, ritiro il cazzo. Non la posso pubblicare. Ritiro il cazzo perché non c'ho i soldi. Cosa c'entra Del Rio? No, Del Rio, nel senso che se... Allora, la città è tua. Allora, gli alberi sono tuoi. Quello lì è tuo. Questo è tuo. Se c'è una troia è tua. Se no tu vai là e dici, questo non è mio, vai via. O no, non fa così un sindaco? Io farei così, mi consenta, Presidente. Vabbè, andiamo oltre. Vedo lì, c'è una che fa così, questa è lì Del Rio, l'ho messa io lì. Se tu non me la cacci via, chi cazzo me la caccia? Vabbè, quindi le puttane lei così... sono del sindaco, mi sembra giusto. Vabbè. Mi dica anche lei che dice, le puttane sono del sindaco. Io, se fossi il sindaco, allora, questo è abusivo, lo butto via. Non è mio questo. Allora, io aspetta, i suoi progetti. Io personalmente andrei a Via Emilia, prenderei le puttane e dico, tu in questa città non ci stai, vai via, puttane. Farei così. Lui invece va a Lanci, di qua, a di là, e Reggio Emilia che ci pensa? Chi ci pensa? Ci deve pensare lei, Raspini. Ci pensa Raspini, Reggio Emilia. Va bene. Ma stiamo scherzando, Del Rio. Ma tu devi pensare qua, quindi, ti hanno eletto per stare allora, qua, non per andare là. I suoi qua, progetti là. Imprenditoriali. Intanto c'hai il cugino che prende 150.000 euro. Lascia stare. I progetti imprenditoriali? Allora, dobbiamo sistemare le puttane alla Gemiglia, perché è un problema. Quindi apriamo dei night, dobbiamo legalizzare la Costituzione, la prostituzione, la Costituzione anche dobbiamo legalizzare, perché nessuno la segue. Cominciamo a avere problemi di dislessia. Dobbiamo togliere queste povere donne dalle strade, porca Eva. Poi fate voi, o mettiamo del bromure nelle cose degli uomini, ma lei vuole sfruttare, ma dobbiamo toglierle. Lei le vuole, ma che vuole sfruttare? Lei le vuole sfruttare, lei vuole commettere un reato. Non è vero, io ho preso Buddha, ma lasci stare. Mi è rimasto dentro. Loro sono libere professioniste, loro gestiranno loro la loro intimità sessuale. Se loro vorranno andare a puntare per prendere i soldi, chi glielo vieta? Lei non usa la sua mano per scrivere? Loro usano la loro gnocchia per fatturare. E questo è fondamentale. Ognuno ha la sua parte più sensitiva, in cui, da cui ricava qualcosa. Ma lei che c'entra con tutto questo? Non ho capito. Che allora, c'entra io lei? Mi sono messo un attimino a vedere e a osservare la città. Ho visto quartieri che voi umani non potreste neanche abbandonare, abbandonati. Assolutamente pieni di cose nere, extracomunitari, ma non di quelli buoni, quelli cattivi, quelli che rubano. Lì da me ci sono dei marocchini che spacciano completamente. Io li tiro dai gavettoni di piscio e loro bevono il piscio e dicono grazie. Ma si può andare avanti così, Presidente? È tutta colpa di chi? Di chi? Chi è il nostro capo? Chi è? Chi è Reggio Emilia il nostro capo? E chi è? Ma lo dica lei, il sindaco. È il sindaco che deve tutelare l'ordine, deve aumentare il fatturato delle industrie. Vabbè, deve fare quindi la ricchezza, lei ce l'ha con Del Rio, cultura. E lei vuole non fare... c'è cultura. Non c'è cultura. Dov'è la cultura, Reggio Emilia, Presidente? Adesso aspettiamo una settimana della fotografia per far cosa? Ho visto ieri 50 fotografi, spesi, pagati da chi? Migliaia di euro per cosa? Per fare le foto a nulla. Non è cultura questa. No. Detto questo... Adesso vado a mangiare. Vado a mangiare, ok. Allora la mia badante bulgara ha preparato piatti bulgari. Ma è in regola, hai assunto? Perché assolutamente in regola. Sì, paga i contributi. Paga i contributi, il mio papà, perché ha una bella pensione. Io non sono riuscito a trovare un lavoro, non ce l'ho. Presidente, perché? E deve andare da Del Rio a chiedere perdono. No, chieda perdono. È Del Rio che deve chiedere perdono a me. È Del Rio. Ah. Perché lui, sì, quando era libero, sì, lui si prendeva i meriti. Io e gli altri terzini. Giocava a pallone con Giocava a pallone con Del Rio. Ma lui era bravo, lei no. No, io ero cattivo però. Era perché cattivo. In una città bisogna essere anche cattivi. Ok. E non
mettere la polvere sotto il tappeto, come diceva De André. Quell'altro, no, quello più, un po' prima, come sì, si chiama? D'Annunzio, D'Annunzio. Sì. Lui invece nasconde la polvere che c'è a Reggio Emilia. Andiamo a pranzo. Quella polvere. Sì. Bisogna portarla fuori, perché è polvere di amianto. Di amianto! È polvere di amianto! Ok, grazie Raspini, buona giornata.